27 gennaio, il giorno della memoria, giornata che dal 2005 l'ONU ha designato per commemorare le vittime dell'Olocausto, una delle date simbolo, quella scelta perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, luogo diventato poi emblema di una delle peggiori e più brutte pagine della storia mondiale. Il Pollo Liceale Ovidio, che da anni porta avanti un progetto dedicato alla memoria, ha celebrato anche quest'anno la ricorrenza con una serie di iniziative. Tra queste iniziative, la presentazione dell'Aula Magna del Liceo Artistico Mazara, del libro di Riccardo Lolli, Un silenzio che racconta. Intervenuti oltre all'autore, il professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, accolto con un caloroso applauso dagli studenti, il professor Riccardo Fonzi, presidente dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea. Nel libro si racconta la storia di violenze, torture subite da Rocco Di Pillo, orfano di guerra, che nel 1940 dovette lasciare madre ed 8 fratelli a Prato alla Peligna per adempiere al servizio militare. Fu vittima di un penoso calvario che lo portò a conoscere le violenze dei campi di concentramento di Nachtwiler, prima e Fossenbürgen, poi, fino alla liberazione avvenuta il 23 aprile del 1945. Io credo che non ce ne sia mai abbastanza di libri di questo genere che parlano di questa cosa, di questa tragedia, perché deve essere sempre rinnovato un sentimento antagonista di fronte a questi scempi che ci sono stati. Il titolo perché Un silenzio che racconta? Perché qui si parla dell'Odissea di un deportato, Rocco Di Pillo, giovane di tra l'altro. Pratola, esatto, che è tornato da questa tragedia, dall'orrore dei lager. Non ha, come è successo a molti, non è riuscito a socializzare la sofferenza che ha avuto. E quindi questo silenzio è ancora più eloquente di tanti racconti. E gli stessi, se pensiamo alla Segre, a Terracina, di questi grandi che sono tornati, hanno passato almeno una quarantina di anni nel silenzio anche loro. Poi si sono riusciti a vincere questo disgusto del riandare a quelle vicende inenarrabili, proprio per tramandare questo orrore, questa giustizia, perché non si ripetesse. Di Pillo non ce l'ha fatta come tanti altri, però questo suo silenzio è ancora più eloquente della tragedia che ha E lei l'ha vissuto. voluto raccontare. Esatto, raccontandolo con le testimonianze dei suoi colleghi, diciamo, E di anche con i luoghi sventura. precisi, le date e tutto Esatto, quanto esatto. in Abbiamo questo tuo libro. ricostruito tutta la biografia drammatica di Certo. questo. Lei ha fatto altre cose su questi Sì, argomenti. sì. È una scelta, lei non è soltanto un, diciamo, uno scrittore, è anche un ricercatore del Esatto, più che settore, altro, è uno sì, sono storico uno anche, studioso. ha Sì, scelto questo periodo. Ma come mai ha scelto questo periodo così brutto, purtroppo, della nostra storia? Lei addirittura ha scritto un atlante sulle stragi, lei non solo, ma insieme ad altri, sulle stragi dei tedeschi e dei fascisti. Pensiamo un attimo, perché è importante questo. Questo Atlante delle stragi nazifasciste in Italia, lei pensa che è stato finanziato per esempio dal governo italiano? No, l'ha finanziato il governo tedesco, per cui non c'è ancora probabilmente da noi una sensibilità su questi temi e quindi vale la pena scandagliarli ogni giorno di più per quello che è possibile. Portarla a conoscenza dei giovani è Soprattutto, importante. perciò questa iniziativa oggi qui è fondamentale, perché poi noi stiamo oramai avanti negli anni, gli ultimi testimoni sono pochissimi. E quindi bisogna passare al testimone, sono i giovani che devono essere i portatori di questi valori antagonisti a queste vicende drammatiche che sono successe. Presente per l'amministrazione comunale l'assessore Rosanna Tuteri. L'amministrazione è presente soprattutto perché qui oggi ci sono i ragazzi. E ragazzi, bisogna ricordare che la memoria è un meccanismo di difesa dell'umanità. Non ricordare che l'uomo è capace di cose inenarrabili come quelle che ricordiamo oggi è veramente far correre il rischio all'umanità che questa cosa continui ad aleggiare tra di noi. Occorre sapere
per non fare più, per non essere più quello che si è stati anni fa e che purtroppo in alcuni casi si continua ad essere. I ragazzi che non hanno sperimentato direttamente questa realtà tragica devono sapere che è possibile e che va evitata. E la memoria è l'unica cosa, con la storia, quindi con la consapevolezza storica, è l'unica cosa che può evitare che tutto ciò si ripeta. E mai si deve ripetere. È solo questo il messaggio di un'amministrazione che ai giovani veramente vuole dedicare tantissima attenzione.